grazie, benvenuto in un nuovo video. Allora, questo video mi farò le unghie. Tecnicamente, una piccola curiosità su di me, io le unghie le faccio sempre da sola. Sì, avete sentito bene. Diciamo che dall'estetista non ci vado per ovvi motivi, perché dall'estetista, di solito le estetiste non si limitano a metterti lo smalto, ma almeno nella mia zona conosco, diciamo, estetiste che ti fanno la ricostruzione e tutto quanto, però siccome a me piace cambiare, diciamo così, se un giorno mi rigiro e voglio mettermi lo smalto di un altro colore, se metto il semipermanente o mi faccio la ricostruzione non lo posso fare, quindi preferisco di gran lunga farmi le unghie da sola. Detto questo, è stato proprio l'altro giorno, ho detto alla mia mamma: guarda, le ho dato questo campione di smalto, come potete vedere. Le ho detto: guarda, visto che vai ad acqua e sapone, perché lei doveva appunto andarci per ovvi motivi, diciamo così, dov'è che non mi prendi lo smalto di questo colore? Perché questo è quasi finito, quindi non sapevo se mi bastava, perché sapevo che dovevo fare la stessa cosa pure con i piedi. I piedi li ho fatti, oggi sono le mani. E lì praticamente mi ha preso questi due smalti. In realtà questi due smalti li ha pagati 5 euro in due, però, perché questo è in omaggio. In realtà questo, credevo che fosse nero. Tant'è vero che io l'avevo dato all'inizio a mia sorella, poi lei, no, perché mia sorella, per chi non lo sa, mi piacciono le cose scure, tutto scuro, invece a me piacciono le cose più chiare. E invece no, questa è soltanto la base, anche se la confezione è nera, quindi è la base. Devo dire che è stato un affare, quindi adesso vi farò vedere appunto io che mi faccio le unghie. La prima cosa che vado a fare è togliere lo smalto, quello vecchio. Una volta rimosso tutto lo smalto, queste, come potete vedere, sono le mie unghie schifose, immergo la mano in questo bicchiere dove c'è l'acqua tiepida per un minuto. Trascorso un minuto, levo la mano e poi non asciugate, adesso vi faccio vedere come vado a operare. Con un bastoncino vado a sollevare, se lo vedete, le cuticole. Poi con un paio di forbici vado a tagliare poi, se c'è qualcosa, qualche parte che non riuscite a fare con le forbici, ci sta questa lima elettrica, come potete vedere. Adesso con la lima vado a limare per bene l'unghia in questo modo. E poi passo la lima anche sull'unghia, leggermente. Dopo essermi lavata le mani con acqua e sapone, do una passata di olio. E sì, avete sentito bene. Tecnicamente esiste proprio un olio particolare, però io sono più per i prodotti naturali. E lascio agire per un minuto. Una volta sciacquato di nuovo le mani con acqua e sapone, passo
lo smalto trasparente, ovvero la base. Adesso do due passate di smalto colorato. E per ultimo passo uno strato di smalto trasparente. Bene ragazzi, questo è il risultato finale. Se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su e non dimenticate di iscrivervi al canale. A presto!